Paolo Roversi. Oggi Paolo Roversi è qui in veste di scrittore insieme a Rosa Teruzzi. Diamo il benvenuto a entrambi. E ringraziamo anche Romy Tasca che condurrà l'incontro. Ringraziamo la Sagis per l'organizzazione, l'ospitalità in questa bellissima sala. Ricordo che Paolo Roversi terrà anche un breve corso base su come scrivere crime sabato prossimo al pomeriggio in biblioteca, con iscrizione obbligatoria in biblioteca. Quindi chi fosse interessato può telefonarci o scriverci in biblioteca. I libri che presentano oggi sono Il valzer dei traditori, edito da Sonzogno, di Rosa Teruzzi, e invece l'ultimo romanzo di Paolo Roversi, Alla vecchia maniera, il primo caso del commissario Botero, edito da Mondadori. Ringraziamo come sempre la libreria Pensieri Belli di Cavalese, che ha in vendita i libri, e naturalmente gli autori al termine saranno disponibili per la firma delle copie. Ringraziamo poi il nostro sponsor principale, la PT Val di Fiemme Cembra, che offre l'ospitalità agli autori. Ricordo che tutti gli incontri sono trasmessi in streaming sulla nostra pagina Facebook Cavalese Giallo e Noir, grazie a Davide e Lucia di Yeti Studio che stanno curando la trasmissione e la registrazione di tutti i nostri incontri. Ringraziamo infine la Fioreria Brunel di Cavalese per gli omaggi floreali. Ringraziamo alcune ditte del territorio per gli omaggi agli autori, la birra di Fiemme, la pasta Felicetti e il caseificio sociale Val di Fiemme. Infine il bar pasticceria Dolce Fiemme in Piazza Italia, che ha ideato uno speciale aperitivo giallo noir che è sempre disponibile nella loro lista. E allo stesso modo il ristorante Le Raïs di Cavalese, lo chef ha ideato anche in questo caso uno speciale piatto in giallo disponibile nel loro menù serale. Lascio la parola alla nostra assessora alla cultura Beatrice Calamari per un saluto e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Bravissima la nostra biblioteca, con tanta passione ha messo insieme un bel progetto, grazie anche a Roversi che ha tanta esperienza, grazie a tutti loro. La cosa curiosa, dato che so che di solito i politici quando parlano annoiano, allora dirò solo questa cosa, che anch'io sono milanese. Sono milanese e vivo qui da 28 anni. E adesso in questo periodo faccio l'assessora alla cultura del Comune di Cavalese. E quindi mi fa particolarmente piacere avere qui anche Rosa, perché lei è diventata una giornalista nel quotidiano La Notte. Un quotidiano che io frequentavo nel dopo lavoro per andare a imparare a fare cronaca nera. E quindi mi unisce a lei questo pezzetto di storia. Ti salutano tanti colleghi della notte con cui sono ancora in contatto, dopo ti dirò i nomi. Comunque grazie di essere qui, grazie a tutti voi e grazie ancora alla biblioteca. Buona serata. Luoghi non alla moda, abbastanza periferici. La tua Milano è invece un'altra Milano, è una Milano variegata, perché a secondo delle tue avventure, delle avventure dei tuoi personaggi, l'hai ambientata in posti diversi. Perché? Non
Allora, grazie a tutti innanzitutto. E tutti i romanzi della serie dei delitti del casello iniziano da un casello ferroviario che c'è davvero a Milano in via Pesto, al Giambellino, municipio 6, una zona di confine tra il Naviglio Grande, una zona, una delle più belle di Milano, ma in periferia, e il Lorenteggio e Giambellino, che sono due quartieri molto popolari di Milano, con una storia in passato di criminalità. La cosa che mi ha reso molto felice è che recentemente facevo una presentazione in una piccola libreria di quartiere e l'assessora del municipio 6 mi ha detto: sai, finora quando andavo in giro mi dicevano il Giambellino, il posto del ladro di Lambrette, il suo nome era Cerutigino, ma lo chiamava Andrago. Ma lo chiamava Andrago, gli amici al bar del Giambellino. Scusate, ma merita, Gaber, merita sempre anche gli annacci. E mi diceva l'assessora, adesso quando andiamo in giro, dico Giambellino, mi dicono la fioraia del Giambellino. E a me questa cosa fa molto piacere, che ci siano i fiori. Poi in ogni, diciamo, diverso romanzo c'è sempre un diverso quartiere, spesso periferico, quasi sempre periferico, perché io amo molto le periferie. In questo libro, Il Valse dei Traditori, due periferie addirittura, il Corvetto da una parte, via Barabino, una zona sud di Milano molto popolare, e un'altra zona che è a tutti dei Promessi Sposi, Largo Promessi Sposi, via Renzo Lucia, via dell'Innominato, l'unico cattivo che si è meritato una strada, che è un quartiere vicino all'imbocco dell'autostrada per andare al mare, e mi piace fare sopralluoghi lì e raccontare lì. Beh, la mia Milano è la stessa Milano, ma è diversa, perché Milano è sempre la stessa città, ma a seconda dell'autore che la racconta è diversa, perché sia io che Rosa siamo tutti figli di quel Giorgio Scerbanenko, sì, che ha inventato la Milano di Duca Lamberti e ci ha raccontato da Viale Monza ai Ragazzi del Massacro, a Traditori di Tutti, i Navigli, piuttosto che la Brianza, piuttosto che tutto quell'immaginario legato a quella Milano calibro 9. Poi ci sono stati tanti altri autori come Pinkez, oppure come Biondillo che ci racconta Quarto Giaro, o Colaprico che ci racconta la parte con Valpreda, il centro, eccetera. Questo dico sempre perché Milano è una città che è un palcoscenico perfetto per una storia nera, ma non soltanto, per una storia in generale, perché è l'unica città italiana che in realtà è un brand europeo, e mi spiego meglio. Quando tu vai a Parigi non vai in Francia, vai a Parigi. Quando vai a Londra, non vai in Inghilterra, perché la Cornovaglia è tutta un'altra cosa rispetto a Londra. E Milano è l'unico posto che è quel brand internazionale, ormai arrivano turisti, per un periodo siamo stati, prima del lockdown, la città turistica più visitata d'Italia. Cioè, venivano più da noi che a Venezia, che a Roma, no? Avete capito? E il motivo è che, secondo me, anche con l'Expo, che ci siamo rifatti, ci siamo ritinteggiati, ripuliti, i nuovi palazzi di vetro, si è data una rinfrescata a tutte, le nuove metropolitane. Adesso da casa mia posso andare in metropolitana e in aeroporto. Cioè, ma ci pensate quanto siamo arrivati. Però non è questo. Milano ha la caratteristica che tu hai tutto. Se tu hai uno in Vespa gialla o con Lambretta, no? Il Cerutigino, che parte dal Duomo, dove c'hai l'arte, no? C'hai il Duomo, il Museo del Novecento, di fianco c'hai Brera con l'Accademia, ti sposti un po', c'hai la moda, il Quadrilatero della Moda, via Monte Napoleone, eccetera, c'hai la finanza, c'è Piazza Affari lì, vai sui Navigli e la Darsena, quindi c'hai la Movida, lo Svago, ci sono anche due vaporetti e due gondole, se volete andare in gondoletta anche a Milano potete farlo. Poi c'è il quartiere popolare come il Giambellino o Lambrate, oppure se vi piace un po' la paura, la situazione. E poi Milano è una città viva, è una città in cui ci sono tante persone da tutto il mondo,
perciò è anche credibile che lì avvengano delle cose, perché ad esempio il giallo in provincia, da dove vengo, o anche qui a Cavalese, che siete fuori stagione, qui in quanti sarete? Poche migliaia di abitanti, e non ci può essere il serial killer, se siete in 300 abitanti, cioè, lo beccano su, lo si trova subito. Quindi Milano è il posto ideale per queste storie, ed è anche per questo che così, in così tanti, secondo me, ci ambientiamo un romanzo, dei romanzi. Io credo di averne ambientati 15 a Milano, 16, quindi tu? Allora, questi qui sono 8, sto scrivendo il nono, più 3 pubblicati, più altri 2 non pubblicati, quindi un po', sinceramente, ma penso che ci sia molto margine per pubblicarne altri, perché ci sono tanti altri quartieri mai... Ma poi l'altro giorno leggevo Repubblica, sta facendo un viaggio sui quartieri periferici, per esempio su Musocco, e ho detto, anche lì potrei quasi quasi farci un bel sopralluogo. Poi non so se succede anche a te che io quando ambiento qualcosa in una zona ci vado, faccio il sopralluogo, faccio le foto, ci torno varie volte durante il giorno, vado nei bar, mi fermo lì, sento quello che dice la gente. E una volta mi hanno mandato i carabinieri perché pensavano che fossi un ladro, perché lo faccio sempre d'estate, che è l'unico momento, non c'era in giro nessuno, e quindi sono andata all'Ortica e dopo un po' che mi hanno visto girare intorno mi hanno mandato i carabinieri. Non so se è successo anche a te. No, però è vero questa cosa dei sopralluoghi. Io mi sono reso conto che in 9 romanzi di Radeschi, che sto scrivendo il 10° più Milano Criminale, gli altri che ho scritto, ho raccontato un casino di chiese. Sapete quante chiese ci sono a Milano? Ma veramente. E poi la Feltrinelli, quando è uscito 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, mi ha organizzato un tour dei luoghi dei miei romanzi in centro. Quindi io avevo una 20ina di lettori, perché ho ammazzato uno in Piazza dei Mercanti, poi un altro al Palazzo del Museo del Novecento. E poi mi sono reso conto che chiesa dopo chiesa, luogo dopo luogo, la storia si arricchiva. Cioè io sono partito per un romanzo che volevo ammazzare uno nel Museo del Novecento ed sono finito a scrivere un romanzo sui luoghi leonardeschi di Milano. Cioè ho scritto un romanzo su Leonardo da Vinci, sostanzialmente, perché se pensate, il Cenacolo, la Sala dell'Asse, la Vigna di Leonardo, il cavallo che gli hanno creato sul suo progetto, eccetera, eccetera. Quindi anche sotto questo punto di vista Milano è ricca di scoperte. Quindi il museo, il cimitero monumentale, cioè quando vanno a Parigi vanno per la Chaise, eccetera, ma se venite al Museo Monumentale a Milano, al Cimitero Monumentale a Milano, è veramente uno spettacolo. Noi possiamo andare avanti ora, interrompici, perché io e Rosa facciamo 1000 presentazioni insieme, quindi siamo proprio... Cosa che avete già, a cui avete già accennato, quindi da un lato Scerbanenko, che entrambi in diverse occasioni, in diverse interviste avete citato come padre imputativo della vostra poi voglia di scrivere i gialli e di scriverli su Milano. Quindi la prima domanda è quanto e come ha influenzato te Rosa e qual è invece l'influenza che ha avuto su Paolo. E l'altro riguarda la tua passione, che è anche un po' la mia, forse dipende un po' dalla generazione, per Iannacci e per Gaber, e comunque per le colonne sonore che sono presenti in diversi dei tuoi romanzi, e nell'ultimo poi assolutamente, perché parte con la canzone Armando, che poi sarà poi il leitmotiv di tutto il libro, ma che ha un significato anche all'interno della trama. Quindi quanto sono importanti le canzoni per scandire le tue? Mentre per Paolo, se non sono le canzoni, qual è l'altro leitmotiv che si ritrova e che ti aiuta a scandire meglio le tue? Allora, innanzitutto Scerbanenko, velocissimamente, io lo cito praticamente in tutti i miei romanzi, perché secondo me bisogna essere grati ai padri. Nell'ultimo un po' meno. Anche sì, perché pensavi a Traditori di tutti. In realtà c'è un mio libro, che è il quinto della serie, che si chiama La memoria del lago, in cui c'è una storia molto che deve qualcosa a Scerbanenko, anche se non glielo deve, perché non c'entra niente la trama, però parla dei traditori di tutti durante la guerra. È un libro straordinario, il secondo della serie di Duca Lamberti di Scerbanenko,
che se qualcuno non l'ha letto, ma secondo me l'avete letto tutti, vi consiglio di leggere, perché Cerbanenko è straordinario nella sua malinconia e nella ferocia in cui racconta Milano, ma mica solo Milano, Lignano, in genere il nord-est. E quindi io, a me piace citarlo sempre, addirittura faccio un giochetto stupido che soltanto noi veri appassionati di Cerbanenko possiamo capire, cioè metto sempre qualche nome tratto dai romanzi o dai racconti di Cerbanenko. Qui, nei Traditori di tutti, c'è a un certo punto la mia protagonista, che è una fioraia detective, e andando a letto, prima di andare a letto legge, per lei piace leggere, e legge un passo di questo racconto di Cerbanenko meraviglioso che si intitola Quando una donna piace forte, e c'è quest'uomo che va a letto e sua moglie l'ha abbandonato, è una donna, lui dice, di dubbia moralità, e abbraccia il suo cuscino per sentire il suo profumo, e non c'è più questo profumo, ma lui lo sente ancora perché è ancora legato a lei, no? E a un certo punto si addormenta la mia protagonista, perché siamo nella prosa, ma quel racconto ha a che fare col mio romanzo, perché i libri belli ci danno sempre delle ispirazioni, come le canzoni. E infatti in onore di Paolo, che mi aveva cazziato perché negli ultimi due libri io non avevo fatto morire nessuno, sono libri gialli senza morto, sono libri gialli con un'inchiesta, rapine eccetera, ma non c'era un morto. Invece qui c'è un morto nella prima pagina, e viene uccisa questa ricettatrice davanti al suo pappagallo che canta una canzone di Iannacci, canta l'Armando, e per quel delitto, che è un cold case e romanzo, viene arrestato un uomo che si chiama Armando, è colpevole, lui non fa niente per difendersi, ma invece forse non è colpevole. E per me la musica, è, credo anche per Paolo, per tutti noi che scriviamo, è fondamentale. Cioè io voglio che, secondo me, quando una persona legge, se tu citi delle canzoni o dei versi di una canzone, uno risentendola è come se entrasse nell'atmosfera del libro. E dico solo questa cosa, c'è una libraia che io e Paolo conosciamo perché ci ha invitato tutti e due, Martina, e dice lunga l'età che ha, e mi ha detto ho letto il tuo libro e non avevo mai sentito Iannacci. Io ho detto no, non è possibile, esiste al mondo una persona che non ha sentito Iannacci? E mi ha detto dopo sono andata a sentirlo, è meraviglioso perché è stralunato e poetico, perché Iannacci è stralunato e poetico, e mi fa piacere che anche solo per aver letto una pagina di un libro di una persona che doveva presentare, questa persona abbia incontrato Iannacci, che andrebbe risentito come i scrittori andrebbero riletti. E quindi Cerbanenko va letto. Assolutamente. Qua ci voleva l'applauso a Rosa. Allora, non mi ricordo più la domanda, me la ricordo solo vagamente, però... Cerbanenko, e quali sono i leitmotiv, se sono musicali o di altro genere, che comunque ti porti dietro nei tuoi romanzi? Cerbanenko, quando tu hai la pazza idea di voler ambientare un romanzo a Milano giallo, allora, se già hai la pazza idea di scrivere un giallo senza il morto, tutte quelle volte dici non c'è il morto, il giallo ci vuole il morto, perché ragazzi, tu dai fiducia, i lettori ti danno fiducia e tu non gli ammazzi nessuno. No, il bello del giallo, noi leggiamo il giallo perché il giallo è un genere rassicurante, sapete perché? Perché alla fine tutto l'ordine viene ristabilito, no? Margherita Ogero, che avremo qua la settimana prossima, dice che il giallo è un cerchio. Tu cominci, poi c'è tutta la situazione, i morti, l'indagine, così, e si ritorna sempre lì, perché il bene trionfa sempre sul male, il cattivo o muore o finisce in gabbia. E questo è il migliore dei mondi possibile, eh? Se ci pensate, nella vita vera, magari li prendono, poi li scarcerano per decorrenza dei termini, poi non sono stati loro, poi chissà se li prendono, insomma. Quindi questo è, vabbè, questo è una divagazione, è un gioco che facciamo sempre con Rosa, lo faccio perché così non canta, cerco di dissuaderla perché sennò canta sempre. No, dicevo, se hai l'idea di scrivere un romanzo giallo ambientato a Milano, è proprio
siccome te lo devono prescrivere di leggere Scherbaninko, perché è come se vuoi scrivere, se sei un autore americano e non hai mai detto eroi, oppure vuoi scrivere certi romanzi, un romanzo d'amore, non hai mai letto Liala o La Kinsella, sono... ma poi anche lì c'è proprio la città, non è soltanto perché è il maestro del giallo italiano, il maestro insuperato del giallo italiano, Scherbaninko, ma è anche per come ti racconta quella città. La città che ci racconta, che ci descrive Scherbaninko, è ancora viva, la vedi ancora, certo si è modernizzata, ma la struttura è quella. Se voi vedete anche i poliziotteschi, che sono più o meno della stessa epoca, vedete che la città ha la stessa forma, cioè sì, fa impressione vedere le macchine in Piazza Duomo, questo effettivamente quando vedo le immagini delle auto in Piazza Duomo, però per il resto, ma anche quando vedete, ne parlavamo oggi, il ragazzo di campagna di Pozzetto, quei film lì, di Pozzetto e Celentano che vengono a Milano, è un palcoscenico perfetto. Però Scherbaninko aveva questa cosa, che oltre all'ambientazione, che è molto importante, perché Milano è sempre protagonista nei miei romanzi, come anche in quelli di Rosa, come anche in quelli di tanti altri autori. Cioè, le mie storie, questa qui, quelle di Radeschi, sono tutte legate, la città è coprotagonista, non ci poteva essere questa storia in un'altra città, perché Milano è Milano. E poi Scherbaninko ha avuto la capacità di raccontare veramente quello che oggi diciamo, no? Il giallo ha una missione sociale, dobbiamo raccontare il mondo com'è, eccetera, eccetera, tutto vero, e lo era in particolare per lui, perché quando raccontava quel mondo lì, attraverso il delitto, ci raccontava molto di noi stessi. Un romanzo della serie I milanesi ammazzano il sabato è un romanzo sulla vendetta, no? La famosa ragione per cosa si uccide, per denaro, per vendetta, per potere. Il movente è sempre uno di questi. C'è un padre che si deve vendicare. Potrebbe farlo il giovedì, potrebbe farlo il venerdì, ma lo fa il sabato, uccide il sabato. Voi chiedete, perché uccide il sabato? Perché gli altri giorni si lavora. I milanesi ammazzano il sabato perché gli altri giorni lavorano. Quindi cosa c'è di più, di meglio di scattare una fotografia, un'istantanea, per dire chi siamo, per raccontare un popolo, delle persone che decidono di non uccidere perché il senso del lavoro, no? Se lui avesse detto no, tutti i milanesi amano il lavoro, non è la stessa cosa che mostrare un uomo che per il senso del dovere si vendica il sabato. E questa è la grande lezione di Scherbaninko. Oltre alla prosa, vabbè, l'italiano è degli anni 60, ma come arriva dritto al punto, il suo eroe Duca Lamberti, e infatti a proposito di nomi, il cane del mio protagonista si chiama Duca. Anch'io c'ho un sacco di, nella serie di Radeschi ho chiamato Mascaranti il vice, cioè degli omaggi, sì. All'autore. Però anche lui ha scelto un eroe, e dopo mi taccio, Duca Lamberti, che è un eroe ferito. È uno che faceva il medico, non è un poliziotto, no? Non ha preso il lui scrive negli anni 60, nel 64 è il primo romanzo, non sceglie il commissario cliché, classico commissario che va lì, no. Lui è un poliziotto di rimando, perché è un medico che ha praticato eutanasia su una signora, una malata terminale, quindi per pietà. Gli anni 64, non ci siamo ancora arrivati oggi a questa cosa, no? Devono andare a morire in Svizzera se stanno male. Ecco, lui fa questo eroe che si fa 3 anni di carcere per questa cosa, esce e diventa, non è un commissario, lui è un lavora in questura grazie a un contatto e ha la sua legge, ha la sua giustizia, se uno si merita di prendergli, gliele dà. Cioè, non è... E quindi è anche questa la forza di Scherbaninko negli anni 60, di raccontarci un personaggio che ha una... Cioè, noi tutti, penso, deriviamo come autori da Sherlock Holmes, Conan Doyle, Agatha Christie, Poirot e Miss Marple, e sicuramente il Duca Lamberti di Scherbaninko. Nei tuoi romanzi, Rosa, ci sono alcuni morti, visto che l'ha sottolineato più di una volta, dei crimini comunque, sì. Ma c'è anche il sorriso e c'è un mondo prettamente femminile, sì. Che è quello delle Miss Marple, del Giambellino, quindi delle tre generazioni, perché c'è Iole, la mamma, la vecchia, la nonna,
il personaggio più, forse più simpatico, più... La signora, quando ha detto la vecchia, ha scosso la testa. Vabbè. La diversamente giovane, la diversamente giovane Iole, la figlia libera, che è la Fioraia, e la figlia di questa, quindi nipote di Iole, Vittoria, che fa la poliziotta come il babbo che era stato poi ucciso. Qui abbiamo sempre degli episodi, dei crimini diversi per ogni libro, che trovano la conclusione in ogni romanzo, ma contemporaneamente anche delle vicende familiari e personali che si sviluppano una dopo l'altra accanto alle diverse indagini. Questa scelta di mantenere sempre solo, accanto a loro poi ci abbiamo la Smilza, che è la giornalista, e il Dog Cagnaccio, che è il direttore del giornale, però di fatto le tre investigatrici sono loro, e in tutti gli 8 romanzi sono sempre loro che si muovono. Questo ha facilitato oppure complicato la scrittura di 8 romanzi? Invece per Paolo lui ha collezionato, te la faccio dopo. Mi dimentico, intanto va bene. Va bene. Vedi che è rinciulito pure lui, anche se è più giovane. Allora, in realtà forse dovrebbe complicarla, perché non è molto credibile che una fioraia vada a investigare su crimini, no? In realtà io per mestiere, non so se lo sapete, faccio la giornalista di cronaca nera da tutta la vita, e da sempre lavoro con investigatori veri, perché adesso sono almeno 13 anni che sono caporedattore di quarto grado, ma anche prima ho lavorato per tantissimi anni in un giornale popolare del pomeriggio che si chiamava La Notte, facevo il cronista di Nera e poi sono stato caposervizio in cronaca, e poi dopo sono andata a lavorare a Epoca e poi a Verissimo, dove mi occupavo anche lì di cronaca, quindi faccio cronaca nera da sempre. Proprio per quello, quando ho cominciato a scrivere un romanzo, io non desideravo che il mio investigatore fosse un investigatore vero, volevo fare come fanno tanti altri, c'è una lunga tradizione di investigatori dilettanti, però volevo che fosse credibile la storia gialla, perché per me quello è importante, che sia verosimile. E quindi ho affibbiato alle mie due investigatrici dilettanti, che sono delle detective della Mutua, come si chiamano loro, una conoscenza con due giornalisti che sono le loro spalle investigative, che sono due giornalisti che lavorano appunto in un giornale che si chiama La Città ma è la notte. È oggettivamente un giornale popolare del pomeriggio di Milano che ha tutte le caratteristiche che aveva La Notte quando ci lavoravo io. Quindi il fatto che questo capocronista, piuttosto maschilista e non esattamente amante dell'igiene personale, sia però uno che ha una grandissima capacità e un grandissimo ricordo, no? Quindi è stato da un certo punto di vista più difficile, perché è difficile rendere credibile il fatto che una persona si trovi coinvolta, se non, non è la signora in giallo che a Cabot Cove muoiono porta tutti, sfiga, porta sfiga, e se non è la signora in giallo è difficile, no? E l'ho risolto in questo modo, cioè la prima avventura si trovano coinvolte quasi per caso. Una donna va a casa delle mie protagoniste e spera che la figlia, che è una poliziotta, riapra un cold case. Sua figlia è scomparsa 20 anni prima, nessuno la sta più cercando. Questa è purtroppo una cosa che succede, e noi che ci occupiamo di cronaca nera e abbiamo a che fare con i parenti delle vittime, lo sappiamo che per un parente non è mai chiuso il suo caso. Purtroppo però per i carabinieri e la polizia, dopo tanti anni dalla scomparsa, nessuno indaga più, questa è la verità. E quindi lei si trova coinvolta in questo caso perché a sua volta è una madre e pensa: come potrei vivere io se non sapessi dov'è mia figlia? Il fatto che si sia messa a collaborare con questi, per farsi aiutare con questi giornalisti, la rende poi interessante per i giornalisti. E questo, per la nota legge del giornalismo popolare in cui ho lavorato per tutta la vita, che è: cane morde uomo non fa notizia, uomo morde cane sì. Quindi per il capocronista del mio giornale, temperante Cagnaccio detto il Dog, se dei poliziotti arrestano dei rapinatori non fa notizia, fanno il loro dovere. Se invece madre e figlia, la madre fra l'altro appassionata, una hippie che va in giro travestita, con la loro panda dell'atelier dei fiori arrestano o trovano il rapinatore, fa notizia, titolo in prima pagina, bella foto,
e quindi per questo c'è questa collaborazione. E in questo modo siamo arrivati ora a quella che sto scrivendo, che è la nona inchiesta, e secondo me è abbastanza credibile, anche perché non sto mai parlando, come invece cosa di cui si occupano gli investigatori, per esempio l'investigatore femmina di Paolo, Gaia Virgili, ovviamente le mie protagoniste non si occupano di terrorismo internazionale, di grandi rapinatori, non potrebbero farlo, si occupano di vecchi delitti, di cose che sono abbandonate dagli inquirenti ora. Ecco, punto. Paolo invece ha spaziato e ha cambiato protagonisti. Ha iniziato con Radeschi, di cui ha scritto forse il più alto numero di romanzi, e poi sei passato, c'è stata un'incursione con il maresciallo Valdés, vedremo se che poi è rimasto lì, però vabbè. Poi c'è stato l'arrivo della profiler Gaia Virgili e buon ultimo il commissario Luca Bottero, del romanzo che l'ultimo che hai scritto e che presentiamo stasera. Perché invece rispetto a lei, che ha mantenuto i suoi personaggi e le sue donne, questo bisogno di cambiare, che non è soltanto cambiare il personaggio chiaramente, perché hai cambiato genere, hai cambiato location, hai cambiato proprio trame e avventure, perché questo bisogno di cambiare così? Beh, per due ragioni. La prima è che l'eroe seriale è bello per l'autore e per i lettori, però come è successo in tutta la storia del giallo, dopo un po' puzza, come il pesce, perché non ne puoi più. Nel senso, anche Conan Doyle ha fatto morire Sherlock Holmes, perché poi per farlo risuscitare a furor di popolo. Quindi io sono partito con Radeschi, ho fatto 4 romanzi, poi mi è piaciuto fermarmi a fare altre cose, perché altrimenti avevo paura che mi si seccasse anche la vena, no? Utilizzare sempre solo un personaggio. Quindi ho scelto di avere più serie, e ne ho anche una per ragazzi, di cui ho scritto 4 romanzi per il Battello Vapore, di un 13enne smanettone. E questo mi permette di affrontare sempre nuove storie e nuove sfide. Ovviamente, se io faccio una serie diversa con un personaggio diverso, non cerco di fare una cosa uguale o simile alla precedente. In questo caso poi con Bottero una grandissima sfida, perché è proprio l'anti-Radeschi. Nel senso, è una cosa che è nata durante il lockdown. Io ho scritto questo romanzo senza sapere la sua destinazione, senza sapere, perché avevo già altri progetti, perché dopo sono usciti 2 di Gaia Virgili, un Radeschi in mezzo, quindi non era preventi. Però avevo voglia, in un momento in cui eravamo nudi di fronte al virus, di pensare a questo personaggio che fosse nudo di fronte alla tecnologia. Bottero è un poliziotto, un commissario di polizia dei giorni nostri, che vive senza tecnologia. Quanti di voi riuscirebbero a passare un giorno o due interi senza un telefono cellulare, un computer, un televisore a LED, tutta la tecnologia di cui siamo circondati? Ecco, Bottero è quel personaggio che non utilizza niente di questo. Non lo fa perché ha subito un incidente a seguito del quale è diventato tecnofobico, quindi non può tenere in mano un cellulare perché gli vengono le convulsioni, non può accendere un computer perché sta male, non può andare in un supermercato perché tutti sti LED, quindi va soltanto nei negozi di vicinato, va al mercato comunale di Viale Monza, si muove solo a piedi perché le auto elettriche lo fanno star male, prende solo il tram, il famoso gamba de legno, perché quel clean clean è una cosa che non gli dà fastidio, eccetera. E quindi ha questa caratteristica di indagare alla vecchia maniera. Infatti il titolo è proprio venuto fuori subito, è ripetuto tante volte in questo romanzo, perché lui fa tutto come si faceva una volta e come si indagava una volta, come faceva Duca Lamberti e come faceva Sherlock Holmes. E in questo caso c'è un delitto alla Stretta Bagnera, e anche qui dopo magari vi racconto un aneddoto sulla Stretta Bagnera, che è la via più stretta di Milano, sta in centro, sta vicino a via Torino, quindi diciamo vicino al Duomo, dove uccidono un avvocato. Però c'è questo problema, questa via è una via buia e non ci sono le classiche informazioni che utilizza la polizia per risolvere i casi. Non c'è nessuna telecamera, non c'è una triangolazione con i cellulari, non ci sono prove del DNA, non c'è la balistica, insomma non c'è niente. E quindi che cosa fanno? Chiamano Mr. Wolf, quello che risolve i problemi. Chiamano il commissario Bottero, che con l'osservazione, la logica
e un'indagine, come si faceva una volta alla Tenente Colombo, se volete, risolve il problema. E la cosa mi affascinava tantissimo perché ho rotto tutti gli schemi, no? Io sono uno che adora la tecnologia, che ne ho parlato, e questo personaggio che ha una sua, la sede della squadra, lui ha una squadra di 4-5 scappati di casa come lui che vestono tutti gli anni 70, si trova in zona Bande Nere. Allora i milanesi, Bande Nere, Primaticcio, c'è questa caserma. La signora ha presente questa caserma? Io sono passato lì tanti anni e ho detto, chissà qui dentro che cosa c'è? Ecco, c'è la squadra Alfa di Botero, quindi hanno questi spazi enormi dove ci sono degli schedari, perché lui non usa il computer, quindi tutte le informazioni sono stampate, le ricercano negli schedari, e il suo ufficio è quello che poteva avere l'ispettore Callaghan di Clint Eastwood, un piano in formica, una lettera 22 dell'Olivetti per scrivere, un telefono in bachelite con la rotella e un vecchio fax da cui arrivano, il fax lo tollera, gli arrivano le informazioni. E indaga al giorno d'oggi così. E è stato bellissimo immaginarlo, è stato bellissimo dargli forma ed è stato bellissimo raccontarlo, perché tutte le volte ti chiedi come vivrebbe uno oggi, come si comporterebbe in questa situazione uno, che poi ci siamo comportati così fino a 20 anni fa, 30 anni fa, no? Però adesso è tutto normale, quindi invece lui ancora per Milano cammina, non prende gli ascensori, fa solo le scale, conta i gradini, questo è un po' autistico in questo, si veste con un vecchio trench, ha le cerce ai piedi, gioca a biliardo all'italiana e il momento in cui lo conosciamo c'è questa poliziotta, Camilla, l'ispettrice Camilla Farina, che dice, che gli dicono chiama questo commissario, lei è anche un po' incazzata perché avrebbe voluto seguire lei il caso, e gli danno il numero e dice ma cos'è uno 02? Perché non c'ha il cellulare sto qua, quindi già è strano, no? Chiama questo 02, fa non risponde. E cosa si faceva una volta? Dove si cercavano gli uomini una volta quando non li trovi a casa? Al bar. E infatti io ho detto allora non è a casa, sicuramente è al biliardo, e infatti vanno lì al biliardo e lo trovano. Quindi questo alla vecchia maniera è come si facevano anche tante altre cose una volta. Con la tua fioraia del Giambellino esce un romanzo all'anno, hai cominciato nel 2016, siamo nel 2023, però sono tutti ambientati nello stesso anno, si parte dall'inizio dell'estate e con l'ultimo arriviamo all'inizio dell'autunno, a ottobre. E anche qui, perché questa scelta di ambientarlo sempre nello stesso anno, nel 2014? Allora, e tutto è iniziato nel 2014 perché io ho cominciato a scrivere la prima avventura di Libera, la fioraia detective, della sua mamma Iole e di sua figlia Vittoria, proprio nel 2014, un anno particolare perché non so qui, ma Milano ha sempre piovuto, sempre. Se voi andate a vedere l'archivio storico del meteo, si può, basta scriverlo meteo storico, a Milano e in Brianza. Sì. Potete guardarlo. Ha sempre piovuto. Io ero a Colico a scrivere, che è sul lago di Como, dove ho un casello ferroviario, perché i miei romanzi sono ambientati in un casello ferroviario a Milano, c'è veramente al Giambellino, e io scrivo in questo vecchio casello ferroviario a Colico sul lago, a un centinaio di chilometri da Milano. E ha sempre piovuto, non abbiamo tolto mai il piumone, cioè era come il monsone. E mi piaceva perché era un'atmosfera molto noir. Cosa succede? Che le mie protagoniste sono delle persone normali, cioè c'è una fioraia, la detective, no? Che ha questa, dentro di sé ce l'ha questa passione per l'indagine, è la vedova di un poliziotto, è la mamma di una poliziotta, cioè la sente dentro questa volontà di rimettere a posto le cose, no? Di mettere ordine dove non c'è giustizia. Lei per quello agisce. Sua madre, perché è una settantenne a 68 anni, la diversamente anziana, è il personaggio assolutamente più giovane dei miei romanzi. Pratica l'amore libero, è hippie,
è rimasta fedele ai suoi ideali da hippie, lei non crede nel possesso in niente, è una donna che ha una straordinaria leggerezza, no? E cosa succede? Non avrebbe avuto senso per me, anno dopo anno, spostare l'azione di un anno, perché voleva dire raccontare come erano diventate nel frattempo, e invece sono le indagini, queste indagini casalinghe della mutua, che non sempre arrivano alla verità, ma spesso la fanno intuire, che le portano a modificare come sono loro, cioè Libera sta cambiando. Era all'inizio una donna molto, molto materna, che ama moltissimo i fiori, ama i libri, eccetera, però anche insicura di sé, della sua bellezza, della sua forza, e indagando e mettendo a posto le cose ha più forza, e per di più riesce, migliora il suo rapporto con quella pazza isterica di sua madre, che è veramente una svalvolata, e a me piace, perché nella mia testa ormai parla Iole. Cioè io sono una persona molto quadrata, per mestiere faccio un mestiere molto quadrato dove devo dare ordini agli altri, eccetera, e ogni tanto sento la voce di Iole che mi dice: manda tutti a fanculo. Perché Iole è così, è eccentrica, è giovane, è eternamente giovane, no? E quindi ha senso per me che le avventure siano una di seguito all'altra, cioè passa qualche giorno, qualche settimana tra una storia e l'altra, e poi non è che si trovano, perché non esiste il caso in queste cose, è che sono spinte e attratte dall'indagine. Quindi una volta che hanno sistemato una cosa, un cassetto, si mettono a fare qualcos'altro. Questo lo so, anche mia sorella dice: no, dovresti, io non riuscirei a far passare un anno tra una storia e l'altra. Poi è vero che io scrivo soltanto d'estate e che i miei romanzi escono l'anno successivo. Romanzo La vecchia maniera, mi hai già bruciato un paio di domande parlando tu di Botero, ma va bene. Non ti preoccupare, tanto non c'è problema. Ho trovato delle citazioni dei Peanuts. Come mai questa cosa abbastanza strana? Cioè, quando uno legge il libro non pensa che poi alla fine si arrivi a delle citazioni che poi ci stanno benissimo, peraltro, dei Peanuts. Io penso sia per la definizione dei personaggi. Cioè, per rendere un personaggio credibile, perché funzioni, ovviamente non è Botero che cita i Peanuts, Botero ha mille altri, è Roberta, la sua vice, che ha una vita difficile, perché prima che lui dell'incidente, loro si conoscevano, erano colleghi, lui era un poliziotto brillante, ma dopo l'incidente si è scordato tantissimo della sua vita, tantissimo delle cose importanti, e quasi tutte le persone, tranne due, lei, il suo amico Domenico con cui va a giocare a biliardo, e il suo cane, le uniche persone che si porta dalla sua vita precedente. E prima dell'incidente, proprio 10 minuti prima, Roberta e Botero si sono scambiati questo bacio, insomma era scattato qualcosa tra di loro. Ovviamente quando lui si risveglia dal coma dopo l'incidente non si ricorda sta cosa, e allora lei tutti i giorni è convinta e si dice: se io l'ho fatto innamorare una volta ci riuscirò ancora. Quindi tutte le mattine si fa i boccoli alla Farrah Fawcett, lei si veste con questi pantaloni con i pantaloni a zampa, camicie quelle che andavano una volta, no? O floreali o con i colletti quelli grossi, si fa andar bene il caffè fatto con la moca, perché Botero beve solo il caffè fatto con la moca, ma lei di nascosto e gli altri si fanno le capsule, e in certi momenti di leggerezza, per farsi coraggio, ho pensato che fosse carino che lei citasse i Peanuts, quindi Snoopy che gli dice delle frasi, oppure alcune di Charlie Brown, c'è quel fatalismo e quella tristezza di fondo che mi sembravano adatti per raccontare il personaggio, mentre per Botero ho scelto tutta un'altra situazione. Lui ad esempio, lui cammina moltissimo e lui riscopre, prima parlavamo di Milano, Milano è una città che lui conosce bene, ci vive tutta la vita, però la riscopre, nel senso che cammina in galleria, vede il Toro
e non si ricorda se c'è mai fatto col tallone, perché è una cosa che non, no, però sa benissimo che i turisti fanno questa cosa. Poi arrivi in Piazza della Scala e vede la Scala, il teatro, sa benissimo che è un teatro così, però non sa se mai è andato ad assistere a una prima del 7 dicembre. E poi c'è questa scena che lo descrive, secondo me, in maniera perfetta, quando cammina in Brera, dove ci sono le cartomanti, no? Cioè, la zona delle cartomanti, una si offre e dice: vuole che le legga il futuro? Lui scuote la testa, passa avanti e dice: no, io sono l'unico che vorrebbe che tu mi leggessi la mano per raccontarmi il mio passato, no? E quindi questo è Botero. Che poi prende il tram, come hai detto tu prima, anche perché c'è un motivo: lui soffre di insonnia, ha tutti i suoi problemi, eccetera, e quindi spesso, purtroppo spesso e non volentieri, passa le notti in bianco, quindi resta frastornato e non riesce neppure a mettere in pratica le sue doti deduttive e quant'altro. E allora, per riposarsi, lui prende il tram, perché il vecchio Gamba de Legne, che è guidato dal suo, lo prende quando lo guida il suo amico. Con cui gioca a biliardo, gli concilia il sonno. Quello se lo scorazza in giro per Milano e almeno quelle 4-5 ore. Anche questa è stata una trovata abbastanza. Mi piaceva questa idea, lui si sente rassicurato perché guida, il suo amico fa il tranviere, no? Quindi guida, e soprattutto perché sa che lui può dormire tranquillo, perché quando arrivano al deposito poi lui lo sveglia e lo porta a casa, no? Quindi c'è questa cosa. E poi la cosa del dormire sul tram, che sono scomodissimi, se i milanesi lo sanno, sono proprio pieni di legno, duri, rigidi. Però il sonno col tram, secondo me, fa molto Milano. Perché? Perché tu arrivi, io sono abituato nella Bassa, da noi c'è silenzio, anche qua di notte c'è silenzio. A Milano non c'è mai silenzio. Però a Milano c'è un rumore caratteristico, che è il tram. Anche quando c'è silenzio, clink, 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 clink. E le prime notti, io ci sto da più di 20 anni, però le prime notti, le prime volte, lo senti, ti sveglia. Invece quando ti abitui, quando sei milanese imbruttito, il tram è un rumore che non lo senti più, no? Come il pianto dei bambini. Quando diventa un rumore di sottofondo. Diventa quel rumore di Milano, che è normale che ci sia, anzi, se c'è troppo silenzio, no, cioè, cos'è sta? E quindi mi sembrava perfetto che uno si addormentasse sul tram, perché se sei abituato, dormi. La tua libera, come hai detto, si è evoluta, anche se il periodo è breve, perché appunto partiamo dall'estate e arriviamo a ottobre, ma nel corso degli 8 romanzi si è evoluta, acquisito e soprattutto si è riaperta all'amore. Adesso questa la faccio, penso, anche a nome per conto delle signore presenti. C'è sempre questa dualità, lei ha da zero a due spasimanti praticamente, no? C'è il cuoco Furio e c'è Gabriele, il collega di suo marito, di cui lei è stata innamorata dopo la morte del marito per molti anni silenziosamente, adesso finalmente. Però la situazione non è semplice, perché lui ha una situazione privata, personale, abbastanza complicata. E anche qui il libro finisce, mannaggia, sempre con il dubbio: ma il prossimo libro ci sveli chi dei due avrà la meglio o tieni allora, ancora sulla corda? Allora, tranne Duca Lamberti, che lo sapete era monogamico con Livia, no? E in genere nei romanzi, anche a una vecchia maniera, c'è sempre questo dualismo, no? Poi, per quanto mi riguarda, io ho in questo momento 58 anni. Quando ho cominciato a scrivere il primo libro della serie erano 9 anni fa, quindi ne avevo 49. La mia protagonista ne ha 46 e io mi sono vendicata. Siccome dicono che le donne dopo i 40 non li guarda nessuno, tutte le donne dicono così, diventano trasparenti, gli uomini non ti guardano, eccetera, la mia protagonista la guardano addirittura in due, ha due spasimanti, e lei non si decide mai, perché c'è questa cosa che è figlia di una donna che l'ha avuta facendo sperimentazione sessuale. Cioè, è figlia di una madre libera. Avete presente come l'eredità di tutti i figli degli genitori molto avanti è quello di cercare le radici. Questo è inevitabile. Chiunque di noi ha degli amici che si chiama Namaste, piuttosto che sono nati da genitori che facevano ricerca su di sé, andavano in India, quelle cose lì. In effetti, alla fine, Libera cosa fa? Sposa giovane un poliziotto, che poi viene ucciso. Fa subito una figlia, cerca le sue radici e quindi ha paura
siccome suo marito viene ucciso presto, viene ucciso in un'azione di polizia, fra l'altro una cosa che lei risolve, che è lei a risolvere nel suo terzo romanzo, nel terzo romanzo della serie, lei ha paura e ha il timore che ogni uomo che lei incontra e che lei ama la lascerà. Cioè che le succeda questa ubris maledetta, questa vendetta degli dèi, per cui quando lei è felice con qualcuno succede qualche cosa di brutto e quindi non si concede mai all'amore, ha paura, finché a un certo punto si lancia con questo poliziotto che è, l'uomo è tipico anche nella vita, non soltanto nei romanzi, non avere gli stessi tempi. Quando lei lo incontra, lei è già fidanzata col suo migliore amico, poi lui si sposa, poi lei rimane appunto vedova, e però lui è già sposato, insomma, poi alla fine si mettono insieme, ma c'è quest'altro uomo che l'attrae, questo cuoco, che ha la leggerezza che Gabriele, che è un uomo che fa il poliziotto e come tale vede il male, non ha. E lei da una parte sente l'attrazione per Gabriele, dall'altra sente che questa leggerezza le piace. Un po' tutti noi, no? Abbiamo quest'anima duplice dentro. Tanto che io ho delle mie lettrici che hanno fatto un hashtag, è Team Furio, perché vogliono che la mia protagonista si metta col cuoco. E tra queste mie lettrici c'è anche la mia editor, che continua a rompermi le scatole dicendo. E poi c'è una lettrice, io ho una lettrice particolare che è Sveva Casati Modignani, sono molto fortunata perché lei, infatti le mie protagoniste si chiamano Cairati come lei, è un omaggio a lei che è la mia madrina letteraria, e un giorno, racconto solo questo, sono in metropolitana alle 7 del mattino, drin, suona al telefono, la Sveva. Allora esco dalla metropolitana e non si sente niente. E lei mi dice, uè, ho letto il tuo libro, mi è piaciuto, ma c'ho un'idea pazzesca. E io dico, dimmi Sveva, no? Perché sai, se la Sveva ti dice che c'ha un'idea, magari la segui. Allora tu, a Libera, la fai fidanzare, non ha detto fidanzare, perché la Libera, perché Sveva parla come Magna, la fai fidanzare sia con Gabriele sia con Furio, uno all'insaputa dell'altro, senza tanti drammoni. E io dico, ma Sveva, ma non posso fare una cosa del genere, Libera non lo farebbe mai, non tradisce mai uno con l'altro. Però mi è rimasto in mente sto pensiero e gli ho fatto dare questo consiglio a Libera a una delle diversamente adulte, a diversamente giovani del mio romanzo, la Franca Crivelli, che è l'amica del cuore di Iole, che ha fatto delle scelte molto diverse da lei. Cioè, mentre Iole faceva l'amore libero, Franca ha sposato bene. Cioè, lei si è scelta dei mariti che nel momento in cui si sono separati da lei l'hanno lasciata con i soldi. Diceva, perché, come dice lei, il principe azzurro, nessun principe azzurro ha mai fatto il barista. E Franca dà proprio questo consiglio a Libera, le dice, oh, ma tu ti fidanzi con uno e con l'altro, all'insaputa ognuno dell'altro e naturalmente all'insaputa di Iole, che se no non la fa vivere. Però non ho risposto alla domanda se alla fine si fidanza o non si fidanza, perché non lo so io, lo sa Libera. Botero è la sua prima avventura, la sua prima storia. Anche qui il dualismo di cui parlava Roberta, un bacio e poi quello che è successo è il vuoto della memoria, e adesso Camilla che invece sembra che lo attraga perché lui fa anche l'avanza, a parte che poi finisce come finisce, per cui non lo diciamo che è una partita di libro divertente, è divertente, quindi lo scopriranno leggendo. Quindi anche qui c'è una porta aperta per il prossimo. Allora, detto che quando la Mondadori mi ha mandato, è il primo romanzo che faccio con Mondadori, quindi quando uno dice arriviamo a Mondadori, insomma c'è un po' di agitazione, mi mandano la copertina con già il titolo, alla vecchia maniera, la prima indagine del commissario Botero. Io dico, ma questo non è che porterà sfiga sta cosa, perché no? La prima indagine, poi magari fate una ristampa, scrivete la prima e l'ultima indagine del commissario Botero. E allora io, insomma, quando è uscito ero carico di agitazione, perché innanzitutto quando c'hai un personaggio nuovo non sai come va,
perché quando pubblichi, quando pubblico Corradeschi o insomma con Gaia Virgili, so che poi parlo di un personaggio molto diverso, molto diverso, molto sopra le righe, esatto, ha delle caratteristiche, cioè io volevo fare Sherlock Holmes e quindi non era così, così scontato. E quindi insomma esce il libro e io non mi faccio nessuna illusione sul fatto che possa continuare questa sera, cioè nel senso la speranza ce l'ho, però io sono sempre figlio del primo editore che mi ha pubblicato Stampa Alternativa, Raghini, che era un pazzo sessantottino anche lui, e ho detto ne facciamo uno e poi vediamo, cos'è che vuoi essere la serie, il primo, no, facciamo uno e poi vediamo, perché se il libro non va c'hai voglia di scrivere la prima, la seconda, hai finito. Però dopo 6 giorni che è uscito questo romanzo è andato in ristampa, insomma è andato in ristampa con Mondadori, non avevano fatto la tiratura da 2 copie, perciò la cosa si è subito ingranata nel modo giusto, nel senso che adesso mi hanno fatto già il contratto per il seguito, quindi l'anno prossimo se ci troviamo ancora tutti qua, magari fuori col sole, mi piacerebbe farlo fuori col sole che è bello, ci sarà il seguito, un'altra storia con Botero, poi questo lo posso dire perché è ufficiale, hanno comprato i diritti cinematografici, non so se non se ne farà mai niente, magari fra 5 o 6 anni lo vedremo anche in televisione. E se lo vuoi sapere, visto che mia moglie ha già scelto l'interprete, sarà Luca Argentero probabilmente. Lei propone Luca Argentero a interpretare Botero perché ha gli occhi verdi, è bello, oppure perché è un po' più stropicciato, sempre parole sue, Favino. Però Favino ha fatto un po'. Vanno bene entrambi. Piacciono, sono adatti entrambi, ok, va bene. Quindi ecco questo. Uno più per l'aspetto estetico, l'altro forse più per lo stropicciato. Sì, l'altro forse anche. Però Argentero mi piace di più anche a me. Vedi. Per la recitazione, sicuramente. Quanto siamo? Io non ho l'orologio. Siamo che adesso si stanno andando a mangiare, quindi secondo me. Niente, aspettiamo le prossime avventure, saranno ultimissime, saranno in Milano o sì. In giro per la Brianza? Allora, Lago? Saranno a Milano, ma anche un po' in giro per la Brianza, sto pensando, soprattutto a Milano e sul Lago di Como, come al solito, e basta, 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 grazie. Ma io vi dico solo che domani c'è una presentazione a Bolzano, ma da domenica sono chiuso qui a Cavedago, dove abbiamo la casa, a scrivere, perché alla fine di gennaio esce il nuovo romanzo di Radeschi e il 10, 11, 12 febbraio lo presentiamo a Nebbia Gialla a Suzzara. Ci sarà anche Rosa. Grazie. Tu non hai detto